Ciao a tutti, bentornati canale De Paolino 1. Oggi sotto la nostra lente radiografia per l'HTC One S. Un telefono uscito circa 10-11 mesi fa, ma che soprattutto col nuovo prezzo attuale diventa ancora più interessante di quello già che era alla sua uscita originaria. Un prodotto veramente eccezionale, soprattutto imperdibile, visto appunto la nuova politica di prezzi che HTC ha attuato su questo bellissimo smartphone. Confezione molto pratica, vedete qua c'è la foto del telefono su questo pezzo di carta che avvolge questa confezione molto pratica a conchiglia, dove c'è racchiuso, questo qui è un brand Vodafone, ma vi assicuro che l'unica brandizzazione esistente è allo spegnimento e all'accensione del logo Vodafone, quindi assolutamente leggerissima, praticamente inesistente. Una SIM in dotazione con un credito di 5 euro consumabile, attivabile, che danno insieme al telefono, manuale di istruzioni varie. C'è un paio di cuffie non in-ear ma di ottima fattura, le ho provate, si sentono bene e quindi sufficienti, buone per quello che dobbiamo fare con l'audio. Un carica batterie, ovviamente, eccolo qua, condiviso con la micro USB che fa anche da cavo per la memoria di massa quando lo attacchiamo a un PC portatile o un PC fisso o un tablet, perché adesso sappiamo anche che ci sono dei tablet che sono già compatibili sia con l'inserimento di chiavette con memoria di massa che appunto per smartphone. Eccolo qua, classico caricabatteria da muro HTC. Andiamo a prendere e spostiamo tutto quello che è il confezionamento del nostro bellissimo HTC One S e andiamo a prendere il nostro smartphone. Eccolo qua, colore nero, materiali, vi dico subito, molto molto belli, l'estetica è bellissima, ovviamente si vede subito il form factor molto arrotondato senza spigolature, molto buoni materiali, questo gommato veramente rende un'impugnatura veramente molto pratica e molto ergonomica, soprattutto è un materiale antigraffio, quindi non servirà a mettere custode particolarmente rigide o anche meno rigide dietro il telefono, perché comunque il telefono risulta molto buono al tatto e soprattutto non si graffia difficilmente, dobbiamo proprio farlo cadere violentemente su superfici ruvide, ma a quel punto l'errore sarà sicuramente nostro di noncuranza. Ma veramente un materiale ottimo, pesa solamente 119 grammi, quindi leggerissimo, per un'altezza di 130 mm, 65 la larghezza, per uno spessore di soli 7,8 mm, quindi veramente sottile, ergonomico e bello, veramente bello. Convince subito al tatto e alla maneggevolezza. Schermo è una bellissima unità da 4,3 pollici, Super AMOLED, RGB non pentile, molto molto bello. 960x540 pixel con dei colori, dei neri, dei bianchi, molto bianchi, non tendenti al giallino, veramente belli. Tre tasti soft touch, multitasking, menu centrale, ritorno indietro. Per quanto riguarda la batteria, 1650 mAh integrata. E qua il punto forte del telefono che non mi aspettavo. Io gli HTC ho sempre avuto un po' la diffidenza sull'autonomia della batteria, invece dopo vi dirò. Integrata, memoria integrata non espandibile con SD, 16 giga, altoparlante di sistema con Beats Audio, quindi un'amplificazione particolare qua sotto, si sente molto bene. Lato sinistro, volume più o meno, questa è la ghiera. Lato destro, entrata micro USB per la ricarica. Sotto, secondo microfono, microfono per la chiamata, ovviamente. Qua sotto, posto in alto, invece, secondo microfono, soppressione frusci, jack 3,5 standard per l'entrata cuffie, che abbiamo già visto prima, non in ear, tasto accensione, spegnimento e stand by. LED di stato che si accende qua, rosso e verde, notifiche perse, quando è in carica rosso e quando la batteria è completamente carica, colore verde. Pratico e molto ben visibile. Qua sopra si apre, vedete, con una leggera pressione in questa ghiera che c'è qua, non so se riuscite a vederla, si apre praticamente il vano, scocca qua, micro SIM che viene inserita qua dentro, molto pratico, molto bello, anche perché poi la nostra ghiera in materiale ovviamente plastici per il funzionamento migliore delle antenne, tutto il resto è ingommato, sopra e sotto il materiale plastico, adesso tenterò di richiuderla. Vedete, semplicissimo scricchiolio, si richiude. Cam da 8 megapixel con flash LED autofocus, ottima qualità dei foto,
ottima qualità di video in risoluzione ovviamente Full HD a 1980p, quindi perfettamente funzionante. Dopo vedremo tutto. Logo HTC qua su questo gommato che è veramente bello. Accendiamo l'unità. Ovviamente abbiamo il fast boot, cioè praticamente la possibilità di avere l'avvio molto veloce, come HTC ci è abituato, tenendo premuto avrà l'avvio rapido del sistema, che è molto pratico. Adesso sta facendo un po' di fatica ad accendersi, perché appunto con questo fast boot decide di accendersi quando vuole lui. Eccolo qua. Scusate, non avevo premuto bene il pulsante dell'accensione, perché col fast boot bisogna premere e vedete, viene fatta una vibrazione. Guardate, velocità d'accensione stratosferica, il telefono è già pronto per essere utilizzato, deve solo caricare i dati 3G. Vedete subito che bellissimo schermo, guardate, 960x540 pixel, non sarebbe un HD, ma ha una risoluzione dove non si riesce a percepire la griglia dei pixel. Guardate voi, mi avvicino più che posso, vedete, praticamente paragonabile a uno schermo HD di altissima qualità, perché non riusciamo a percepire la griglia dei pixel. Uno schermo veramente favoloso per essere un 960, che è una risoluzione comunque elevata a 4-3 pollici. Forse anche 4-3 pollici aiutano a mascherare un po' questa differenza. Il processore che fa girare velocissimo il tutto è un Qualcomm MSM8260A a 1,5 GHz Snapdragon Dual Core. 1 GB di RAM, veramente performante, il tutto gira molto molto veloce. Quad band HSPA Plus a 42 megabit per secondo in download, upload 5,76 megabit per secondo per quanto riguarda la connessione internet del dispositivo. Andiamo subito a sbloccare lo schermo, vedete l'unità è molto veloce, vi faccio subito vedere, io ho aggiornato a Ice Cream Sandwich versione attuale, richiede subito l'aggiornamento appena lo si accende la prima volta. Vedete, molto veloce, molto reattivo, anche i menu io ho installato Nova come launcher, la Sense comunque ultima versione presente, io preferisco però Nova, e quindi voi lo vedete con questo launcher alternativo che io ho già installato. Vedete sia la qualità dell'immagine, ve la posso far vedere ancora, sia la velocità del telefono è veramente ottimale, non ci sono impuntamenti. Assolutamente, facciamo una chiamata subito al 139, ho disattivato i toni io della chiamata, ovviamente alziamo il volume viva voce, lo alziamo al massimo. Se desidera consultare autonomamente le soglie del suo piano tarifario, digiti 1, altrimenti per parlare con un nostro operatore, digiti 1. Allora, l'audio in viva voce non è elevatissimo, è uno dei pochi punti deboli di questo telefono. Però dopo sentiremo come si comporta anche con l'audio su un MP3. Diciamo che sulla chiamata nell'auricolare ci sente benissimo, è veramente performante e quindi le chiamate risultano molto piacevoli e godibili dal punto di vista dell'auricolare, diciamo di sistema, no? Quando facciamo una chiamata noi in uscita senza il viva voce. Nelle chiamate in uscita col viva voce l'audio è leggermente sottotono, ma comunque niente di grave, si sente sufficiente per quello che dobbiamo fare. La messaggistica, classica tastiera, possiamo vedere un messaggio con AdSense SMS, molto valida anche la tastiera. Vedete, proviamo a scrivere un nuovo messaggio. Andiamo qua. Vedete, tastiera sia a scorrimento stile swipe, che a me piace tantissimo, sia la classica tastiera QWERTY, con comunque una velocità molto elevata di ripetizione, correttore ortografico, vedete, assolutamente anche in orizzontale, non ha nessun impuntamento e risponde benissimo ai nostri impulsi che gli diamo lettera per lettera, quindi molto valida. Vedete, accelerometro, sensore di prossimità, sensore di luminosità ambientale, giroscopio e sensori vari, cam frontale presente ovviamente, visto che c'ero ve l'ho anche detto, ovviamente wifi ABGN, Bluetooth ultima versione e GPS ovviamente sono presenti. Per quanto riguarda invece foto e video, andiamo subito a vedere qualcosa che ho fatto di personale. Queste sono due fotografie scattate proprio oggi col dispositivo, eccole qua, ve le faccio vedere. Questa è la prima foto, è il logo della mia macchina, non è a massima risoluzione, però potete notare che la definizione è molto valida. Qui invece è una foto di città esterna,
Vedete, comunque i colori sono fedeli, la giornata non è molto solare, però la riproduzione della foto è molto buona. Se vogliamo vedere il video, eccolo qua, alziamo il volume. Eccoci qui, video in full HD per il canale De Paulino 1. Scusate il ritorno di luce. HTC One S. Ecco, vedete, video molto validi anche quelli, l'audio nei video è molto più performante, avete sentito come dall'uscita audio dietro qua, l'audio già nei video risulta più performante rispetto a quello delle chiamate, come vi dicevo prima. Infatti, se noi andiamo ad ascoltare poi l'audio per quanto riguarda un MP3, e lo possiamo fare tranquillamente subito, non avremo nessun dubbio a sentire un audio sicuramente migliore. Una bella canzone dance come piace a me. Ormai vi ho abituato a questo genere di musica che io adoro molto. Sta caricando l'MP3 ovviamente con Dropbox. Un attimino che lo carica, vi chiedo di pazienza, così vi farò sentire l'audio esternamente, che è molto molto buono, Ma ci mette un po', facciamo una cosa più semplice, andiamo su YouTube e carichiamo una canzone qui, così almeno abbiamo già sistemato tutto senza problemi. Vediamo un attimo, eccolo qua. Per molti uomini la rasatura è una cosa. La pubblicità non la volevamo, ma l'hanno messa. Vabbè, ascoltatevi anche questa. Così l'audio avete un po' un. Un po' di pubblicità non guasta, no? Adesso inizia la nostra riproduzione della canzone. Inizia. Eccola qua. Beh, possiamo dire comunque che l'audio non è il punto fortissimo del telefono, in quanto comunque l'audio risulta piacevole, godibile più che nelle chiamate, ma non altissimo. Quindi dobbiamo dire che la parte più sottotono, forse l'unica, perché veramente trovare dei difetti a questo bellissimo smartphone è difficile, è proprio l'audio, che nelle chiamate risulta basso, nell'audio in uscita, diciamo, su contenuti multimediali leggermente più alto, comunque poco più che sufficiente, ecco, per quello che dobbiamo fare. Non è il suo punto di forza, ma è comunque sufficiente. Altre cose da dirvi, sicuramente la batteria, perché è una cosa importantissima che poi sicuramente mi verrà chiesta, ovviamente batteria, autonomia sorprendente, in quanto pensate che da ieri, che l'ho acceso alle 15, siamo alle 16.31 e sono ancora, adesso è partita una canzone qua, nessuno l'ha chiesta, siamo ancora al 25% di batteria 30, usandolo più di un giorno in maniera medio intensa, quindi ha un'autonomia che supera la giornata sotto intenso lavoro e arriva quasi a un giorno e mezzo su un lavoro medio. Quindi veramente si vede che hanno ottimizzato bene i consumi. Qui c'è una funzione di risparmio energetico che già HTC ci può far attivare flaggando qua, che è molto comoda, che riduce un pochino dei consumi di spreco anche sulla connessione dati e sulla luminosità. Luminosità impostata come automatica, pensate come si vede già con la luminosità automatica bene lo schermo, quindi senza eccessivamente alzarla. Quindi dicevo, l'autonomia, punto di forza invece a sorpresa, non mi aspettavo neanche io che avesse un riscontro così elevato. Quindi qui parliamo di una giornata in uso intenso tranquillamente copribile. Io sto sulla giornata, ma potrei andare a uso medio anche oltre. Browser web, eccolo qua. Velocemente apriamo, vediamo subito velocità di caricamento. Vedete questo sito di fotografie di sfondi, vedete pinch to zoom, velocità veramente di caricamento e rendering velocissimi. Vedete che bel bianco, che bei neri, non ci sono sorprese. Guardate queste immagini come sono chiare, come il pinch to zoom abbia una funzionalità molto molto valida.
veramente, veramente sono soddisfatto anche dalla navigazione internet di questo smartphone. È veramente sia in orizzontale che in verticale veloce, non presenta impuntamenti, ha un rendering molto valido. Proviamo magari ad andare su Virgilio, che è un pochino più, no, pesante come sito, io lo prendo sempre, o Google, ecco, anche Google fa una ricerca, vedete immediatamente velocità anche dell'HSDPA molto pratica, molto veloce. Volevo andare su Virgilio, ma forse, eccolo qua. Ovviamente c'è la possibilità di vederli anche in desktop, tutti i siti, impostando su lui va nella versione mobile, ma noi andiamo nella versione classica, ma velocità di caricamento veramente buona, veramente veramente valida. Eccola qua. Ecco qua. Mail, classico account Gmail, veloce, molto molto performante, molto bene. Vedete, si vedono bene le mail, non ha nessun problema di impuntamento, è classica gestione HTML delle mail, quindi non c'è da dire moltissimo, solo che funziona molto bene ed è fluido e presenta le classiche funzioni HTML di tutti gli account mail Android. È molto veloce, poi personalizzabile, ci sono molti programmi per far funzionare le mail che voi potete personalizzare, ma comunque anche con le mail funziona molto molto bene. Tiriamo le conclusioni, cosa dire? Beh, sicuramente questo HTC One S sorprende per due motivi. Intanto costa solo 299 euro e partivamo da un prezzo di più di 600 euro di 10 mesi fa. Un best buy imperdibile, l'esempio di come si possa fare un telefono con prestazioni incredibili, velocità, bellezza estetica e autonomia della batteria elevata con un prezzo veramente competitivo. A cosa servono allora i 699 euro dei Full HD che stanno arrivando? Forse coi tempi che corrono sono nicchie per appassionati o per tecnofan, anche come lo sono io. Ma se vogliamo badare al sodo, coi tempi che corrono qua abbiamo un super smartphone che fa qualsiasi diciamo nostro desiderio, lo può soddisfare a livello sia di quotidianità, sia di user friendly, sia di user più avanzati, senza spendere una follia. Brava HTC! Da Depolino 1 è tutto, ci vediamo alle prossime sul blog, sul canale e anche su Facebook. Grazie come sempre dell'attenzione, ciao!